Grazie Giorgio, grazie a tutti voi. Se c'ho un calo della voce è dovuto a una tonsillite, faringite che mi ha diagnosticato proprio ieri Sergio Stagnaro. Quindi e difatti ha detto guarda, curati quanto prima perché questa è un po' di tempo che la sto portando avanti, ti determina un calo della, e anche una difficoltà nella parola. Allora, comunque ringrazio ovviamente tutti voi e Giorgio per avermi invitato a questo importante convegno. Allora, fondamentalmente noi viviamo in una situazione dunque del genere, che è rappresentata bene da questa figura, e dobbiamo avviare dei sistemi di resilienza, dobbiamo resistere all'impatto ambientale, non abbiamo alternative in attesa del disinquinamento del pianeta o del cambio del paradigma appunto economico. Questa è un po', diciamo così, l'interrelazione fra le varie componenti e quindi la pressione ambientale che oggi abbiamo sul pianeta, con tutte le conseguenze. L'Italia ha un global warming, come vedete, e quindi c'è una crescita maggiore rispetto al resto del mondo, e questa è un'influenza importante, in particolare proprio sull'apparato quindi riproduttivo, in particolare maschile. Prima si è detto dunque dei pesticidi, effettivamente l'Italia è il paese, insieme alla Francia, che ha un consumo maggiore di pesticidi, avendo però una superficie più ridotta. E queste sono un po' tutte le sostanze a cui siamo, diciamo, sottoposti. E questa è l'età nella quale che stiamo vivendo, l'antropocene. Il concetto è chiaro, quindi l'impatto che l'ambiente, che l'uomo ha sull'ambiente ormai definito. Il concetto di esposoma l'ha prima espresso, e quindi non mi soffermo, l'ha prima espresso benissimo il professor Burgio. Abbiamo circa, questo è un lavoro del 2019, circa 1251 rischi riproduttivi dovuti a tutte queste sostanze che vedete in rosso. Cercherò di essere molto rapido perché c'è il treno, proprio fra 20 minuti devo prendere il taxi, quindi cercherò di fare dei salti. Questo è tutto quello che ritroviamo nel nostro organismo, una parte di quello che troviamo nel nostro organismo, e le vie di passaggio che sono respiratoria, alimentare e cutanea. Gli interferenti endocrini, ne abbiamo parlato dunque durante la giornata, hanno appunto questo effetto sui recettori cellulari, e ovviamente queste sono le conseguenze. In particolare io mi vorrei fermare un po' sugli effetti transgenerazionali, cercando in qualche maniera di andare un po' prima rispetto a quella che Burgio vi diceva, perché al di là dunque delle malattie che nascono in utero, però c'è qualcosa che nasce, diciamo così, da una alterazione epigenetica sui gameti. Quindi io mi sto occupando in particolare della prevenzione nel preconcepimento. Quindi queste sono delle diapositive, vi rappresento così: l'Italia è il paese, in particolare la pianura padana, la più inquinata d'Europa. Questi sono degli spot che fanno riferimento appunto all'inquinamento in Italia. Questo è il rapporto Sentieri dell'ultimo di giugno 2018, dove sono segnati appunto i siti di interesse nazionale, dove il rischio di patologie cronico-degenerative, come vedete, è estremamente quindi più alto rispetto alle zone a basso impatto. E considerate che io abito praticamente qui in Terra dei Fuochi, 2 milioni e mezzo di abitanti su 5 milioni e mezzo di persone che vivono in queste aree, ma in tutta Italia. Solo la zona del cosiddetta Terra dei Fuochi fa una popolazione di 2 milioni e mezzo. Questa è la crescita che ci aspettiamo dunque di tutte le malattie appunto non comunicabili, quindi malattie cronico-degenerative, e questa è una diapositiva che avevo preso inizialmente da Burgio, che poi mi sono andato a studiare meglio ovviamente. E quindi la crescita negli ultimi 20 anni delle malattie, in particolare nell'adolescenza e nei bambini. La questione praticamente è questa: è un'esposizione, diciamo così, embriofetale, quindi modifiche epigenetiche che agiscono quindi sui tessuti in fase di sviluppo, ne ha parlato benissimo Burgio, un'esposizione però anche diretta sui gameti, quindi siamo in una fase anche quindi prima,
e vediamo come in effetti questo aumento della fascia pediatrica, soprattutto il picco nel primo anno, può essere spiegato, come giustamente già anticipava Buggio, solo in questa maniera. Essendo un bambino appena nato, in un anno non può avere quel tasso di incremento, quindi di patologia, è ovvio che non può assorbire una serie di sostanze tossiche che causerebbero ovviamente un danno, ma questo evidentemente fa riferimento ad un bioaccumulo di sostanze tossiche e quindi a una sprogrammazione appunto nella fase embriofetale. E quindi il concetto che sempre ha espresso Buggio sulle malattie di origine materna, fondamentalmente, quindi durante la fase embriofetale. E poi ecco le alterazioni epigenetiche dirette sui gameti dei genitori nella fase del preconcepimento. Questo è un aspetto che spiega anche l'origine transgenerazionale del danno, e oggi si comincia a parlare, c'è la professoressa Subì, con la quale stiamo collaborando, è belga, penso che la conosci, la Audrey Subì, che fa riferimento proprio all'origine paterna delle malattie, proprio a partire dalle alterazioni nel preconcepimento, alterazioni sui gameti. D'altronde questo è stato dimostrato in molti studi di tossicologia animale, e in verità sull'uomo, essendo ovviamente i tempi di produzione dei danni che saranno visti fra 40-50 anni, non ancora, ma sta di fatto che studi di tossicologia animale in effetti danno ragione a questa alterazione che viene trasmessa appunto attraverso modificazioni epigenetiche sui gameti, in particolare sugli spermatozoi, che sono molto più sensibili, e poi ve lo faccio vedere. Posso fare un po' d'acqua, per piacere? Questo è il primo studio che tutti conoscono dell'esempio danese, le donne quindi durante la carestia nel 44, e quindi le alterazioni sui figli di queste donne, e quindi l'aumento delle patologie, l'aumento delle patologie cronico-degenerative, appunto, che ha ovviamente legate a una esposizione embriofetale, quindi comunque ad alla carestia che queste donne vissero durante il periodo appunto della guerra, e quindi le conseguenze sui figli, su tutti gli organi, ovviamente, come voi potete vedere da questa diapositiva. E fondamentalmente le fasi critiche di esposizione sono l'embrio fetale, la fase appunto della prima infanzia, l'adolescenza, prima ancora la fase appunto del preconcepimento, e noi stiamo agendo, come dicevo, su questa fase oggi. E questo è un articolo importante di Skinner, che ha fatto molti lavori sulle alterazioni epigenetiche indotte proprio sulla linea germinale, quindi ovociti e spermi, i meccanismi epigenetici, non me li ripeto, l'ha detto benissimo il professor Buggio, gli studi diciamo sono stati fatti su una serie appunto di specie, a partire proprio dalla vinclozina che vedete quindi qui, e che vi riporto praticamente qui, le alterazioni appunto, e quindi l'esposizione a vinclozina di questi topini comportava un'alterazione fino alla terza generazione, e queste erano appunto delle alterazioni che erano ben viste su alcune regioni del DNA spermatico, del DNA appunto degli spermi, che era appunto ritrovato e che soprattutto facevano riferimento a malattie specifiche. In sostanza la vinclozina, e queste sono è una diapositiva che fa riferimento appunto a quello che dicevo prima, non so se ce n'è un'altra, no, è questa qui, questa qui. In pratica in questo esperimento è stato quindi visto che particolari metilazioni su determinate zone del DNA comportavano specifiche alterazioni sui vari organi. Quindi considerando quindi questo effetto e soprattutto la possibilità di valutare nel futuro biomarker epigenetici specifici per malattia.
Quindi, se si vanno a fare queste valutazioni su questi particolari, queste valutazioni epigenetiche in determinate regioni, puoi avere una predizione per malattie al rene, alla prostata e al testicolo. Questo è un grafico che potete vedere poi direttamente, è stata pubblicata appena l'anno scorso. E quindi che cosa dobbiamo fare? Un passo indietro. Cioè dalla DOAD, quindi quelle di cui vi parlava sempre Ernesto, quindi dalle malattie in ambiente uterino a quelle paterne. Facciamo un passo indietro. E quindi vedete che in qualche maniera queste paternal origins of health and disease paradigm rappresentano appunto un campo di studio estremamente recente. C'è questa Subri, che è quella che più ha scritto e che sta facendo degli studi molto importanti, con la quale stiamo iniziando quindi a collaborare da poco. Ci siamo incrociati un po' per caso sugli studi che poi in qualche modo vi rappresenterò per quello che posso. E quindi vedete che in qualche maniera questo apre una nuova prospettiva nella prevenzione primaria e fa, diciamo così, della fertilità o di rola femminile un presidio fondamentale di prevenzione per tutte le patologie cronico-degenerative. Quindi dalla mamma, ritorniamo un po' indietro, andiamo praticamente alla fase di preconcepimento. Queste sono, queste sono le cascate di cui vi parlavo, quindi il cancro visto appunto in questa interrelazione fra modificazioni epigenetiche che precedono quelle genetiche. E poi vedete lì c'è il fatto, cioè, rispetto, questa è un'anticipazione un po' della fine, i polifenoli e quindi tutta una serie di sostanze, prima di parlare del professor Bonucci, che in qualche modo agiscono nel modificare appunto alcune tracce epigenetiche, quindi in qualche modo recuperare la funzione cellulare quando in qualche modo è stata alterata, quindi una specie di riprogrammazione all'inverso, di cui ne parlava ovviamente e lo sta praticando proprio il professor Biava. Quindi questo è un altro concetto che per qualcuno può essere rivoluzionario, però se uno fa caso a come si muove la gametogenesi e come anche la cancerogenesi, i legami sono molto quindi forti, per cui in effetti la malattia cancerosa può essere una malattia della riproduzione. Cioè ritorniamo un po' indietro, sempre della riprogrammazione quindi cellulare, tanto è vero quindi che ho sottolineato il termine in termini di ricapitolazione gametica, quindi la malattia vista sempre in chiave epigenetica e siamo sempre là. E infatti gli studi sulla riprogrammazione cellulare nel campo della medicina degenerativa e della riconversione anche tumorale attraverso informazioni mediate biochimicamente o anche informazioni e quindi stimoli elettromagnetici verso i geni che regolano la loro espressione attraverso meccanismi epigenetici può dare un impulso importante alla nuova lettura delle malattie nel nostro tempo e anche alla diagnosi e terapia delle stesse. Quindi questo è un concetto molto interessante e riporto la frase di Whitehead: è più importante che un'idea sia interessante che vera, la verità semplicemente aggiunge interesse. Ora, la maggior parte degli studi sull'impatto soprattutto degli interferenti endocrini è stato fatto sulla alcune osservazioni in campo riproduttivo. E gli studi sono dal 2000, dal 96, ma questo è riportato fino al 2017, sono in continua quindi crescita, quindi c'è questo interesse molto importante del rapporto ambiente salute, in particolare sugli aspetti riproduttivi. Queste sono una serie appunto di articoli che ho messo qui insieme sull'inquinamento chimico dei precedenti, questo è sull'inquinamento elettromagnetico, questo è un ultimo del 2018 che appunto dimostra quanto i campi elettromagnetici possono avere possono incidere sulla fertilità. E questo è il primo studio proprio fatto sugli animali, il coccodrillo del lago Apopka, molti di voi forse lo conoscono, dove il confronto fra un lago inquinato della Popca e due laghi non inquinati dimostrava che in quel lago, mi pare che ci fosse il DDT o altre sostanze tossiche, i coccodrilli
maschi non ce n'erano più, quei pochi che c'erano avevano testicoli piccoli, pochi spermatozoi e caratteri francamente più sul femminile. Tant'è vero che oggi che cosa vediamo? E lo vediamo, io sono un clinico, quindi vedo i ragazzi, ho fatto uno studio, lo stiamo facendo con i ragazzi oggi hanno le gambe più lunghe, i testicoli, le braccia più lunghe, i testicoli più piccoli, meno spermatozoi e una distanza anogenitale più corta. E ancora, questi sono appunto altri studi fatti sulla chi era esposto professionalmente, ma oggi devo andare molto rapidamente avanti, che se non ce la faccio, ma vi voglio far vedere ora in 5 minuti in maniera molto rapida alcune diapositive base. Questo è l'ultimo lavoro di Levine nel 2017, dimostra un calo della concentrazione di spermatozoi negli ultimi 38 anni, più o meno stiamo alle date che tu dicevi, dal 1976-80 qualcosa è successo, ci troviamo, il 60% di caduta della concentrazione di spermatozoi. Questo è lo specchio più fedele di quanto l'ambiente e i cattivi stili di vita hanno inciso negli ultimi 38-40 anni. Insieme all'aumento globale di incidenza di malattie come il criptorchidismo, l'ipospadia e il cancro testicolare, che fra l'altro fanno parte di un'unica malattia che è la disgenesia gonadica. Ma il seme è un marker di salute, il liquido seminale, ormai ci sono studi che si stanno sempre più producendo per valutare quanto il liquido seminale in toto sia un marker o un indicatore di salute generale. Tant'è che già dal primo studio di Jensen nel 2009 la mortalità maggiore era soprattutto per chi aveva problemi di infertilità. Sono studi retrospettivi, ma si stanno facendo anche gli studi prospettici. Uno del 2019 non ho riportato, ma si sta facendo uno studio in questa direzione. Ora, perché il liquido seminale... Mi dà un po' d'acqua, per piacere. Il liquido seminale... è più sensibile rispetto agli ovociti. Innanzitutto, quindi... ci sono una serie di studi di tossicologia animale, ma anche epidemiologici, nelle zone dove maggiore la pressione ambientale, c'è un calo appunto della motilità spermatica, concentrazione, alterazione, maggiore incidenza di aborti e tutto il resto. Molti studi tossicologici di fatti, quindi negli animali appunto dimostrano quanto i contaminanti agiscono sulla qualità del liquido seminale e soprattutto ancora come la spermatogenesi rispetto all'ovogenesi è diversa. L'ovogenesi è alla nascita, gli ovociti alla nascita, la spermatogenesi dalla pubertà in poi, ci sono una serie continua di divisioni per cui è ovvio che sono molto più sensibili rispetto agli stress di tipo endogeno ed esogeno. In più le cellule spermatiche hanno un piccolo citoplasma rispetto alle cellule agli ovociti e quindi hanno una capacità di protezione antiossidante ridotta e oltretutto sono ricchi di grassi polinsaturi che come ben sapete sono estremamente sensibili allo stress ossidativo. E poi la cosa più importante, il seme è un bioaccumulatore ed è possibile non solo andare a vedere le sostanze all'interno di esso, ma soprattutto andare a vedere gli effetti in maniera estremamente quindi semplice. Quello che noi stiamo quindi facendo, questo è uno studio che stiamo pubblicando, abbiamo messo in confronto nei stessi soggetti capello, saliva, urine, sangue e sperma. Lo sperma, per quanto riguarda i VOC, in termini di volume, accumula molto di più rispetto agli altri tessuti, quindi è un bioaccumulatore. Rispetto anche al capello, noi l'abbiamo fatto sui VOC, abbiamo fatto già e stiamo pure per pubblicare un altro lavoro su sempre per i metalli pesanti fra seme e sangue, e anche lì il seme bioaccumula la maggior parte dei metalli rispetto al sangue, oltre che si vedono molte cose nel seme e non nel sangue. Su questo studio, diciamo, su questa doppia funzione, liquido seminale, come dire, sentinella della salute ambientale e generale, abbiamo sviluppato un progetto di ricerca che stiamo portando avanti nelle zone ad alto impatto ambientale, a partire proprio dalla zona della Terra dei Fuochi, e che è uno studio multicentrico interdisciplinare di biomonitoraggio umano per capire meglio quanto l'ambiente incide sulla salute generale, a partire dall'indicatore seminale, quindi lo sperma sentinella. Lo studio si divise in due fasi, c'è cioè una valutazione del danno e come modulare il danno da inquinamento. Questo è soprattutto come cominciare a cambiare il paradigma della prevenzione, perché oggi
quando facciamo riferimento alle valutazioni di rischio si va a fare sempre la solita studio di malattie, ormai quelle di esito, tumorali, diabete, cioè noi stiamo cercando, puntando sul preconcepimento, puntando sulla fertilità, quindi sui biomarcatori più sensibili agli stress ambientali e alla salute, stiamo cominciando a capovolgere il modo di fare prevenzione e quindi andare a valutare gli organi sentinella, i sistemi che prima di altri ti mettono l'allarme, la spia che qualcosa sta succedendo, qualcosa che ovviamente tu puoi misurare. E quindi l'apparato riproduttivo maschile e in particolare spermatozoi rappresentano appunto degli ideali bioindicatori di danno ambientale. Due minuti, ho finito. Quindi sistemi organo funzionale sentinella, tante cose non le posso dire perché non si possono dire. Quindi passo appresso, questo è lo studio di biomonitoraggio, quindi la prima fase, valutazione e misurazione del danno sempre sentinella, andiamo a fare una valutazione sistematica di tutti appunto di tutte le sostanze contaminanti nel seme, più una serie di biomarcatori epigenetici, genetici, metabolomici, proteomici, eccetera. Poi la fase 2, come bonificare o come ridurre il danno per chi vive in queste zone. Quindi dei sistemi appunto di resilienza a partire da quelli alimentari. Questi sono gli studi praticamente, oltre perché lo studio l'abbiamo anche esteso in altre parti d'Europa e stiamo avendo dei campioni, in particolare la Spagna è stata molto sollecita, ci ha dato un bel po' di campioni, in Italia abbiamo diversi campioni. I tre tipi dunque di dieta che possono in qualche maniera appunto ridurre, o quali di questi ti modifica e quindi ti riduce il bioaccumulo di quelle sostanze. Quindi facciamo questi studi prima e dopo, facendo fare diete diverse ai soggetti. Ma fondamentalmente il concetto è questo. In questa diapositiva tutto l'ambiente, l'alimentazione, lo stile di vita inducono un'alterazione che alla fine è uno sbilancio della bilancia ossidativa che in quel modo si altera, quindi stress ossidativo. L'unica alternativa, come dire, in attesa del disinquinamento del pianeta è quella di controbilanciare gli effetti prossidanti del cattivo stile di vita, dell'alimentazione e dell'ambiente attraverso un carico di antiossidanti, in particolare del mondo vegetale. Questa è una rappresentazione che stiamo facendo, perché il progetto, questo lo stiamo facendo proprio con la curcuma e con il resveratrol, un progetto finanziato da poco dalla regione, e stiamo somministrando queste sostanze con una ricottina funzionalizzata con resveratrolo e curcuma. Abbiamo già ormai reclutato tutti i soggetti, ora sono già in fase avanzata con l'assunzione di questa ricottina, vediamo un pochino effettivamente che cosa abbiamo e che quali sono le variazioni fra il prima e dopo, in particolare per quanto riguarda metati tossici, diossina e EIPA. Questo è un prodotto che abbiamo messo a valutazione. Come questi sono i primi studi che abbiamo fatto proprio nelle differenze appunto di contesto ambientale, soggetti non fumatori, non bevitori, non esposti, viventi in due zone a diversa pressione ambientale, Valle del Sele e Terra dei Fuochi. Le differenze che abbiamo visto sono importanti in termini di concentrazione appunto di metalli tossici in quelli della Terra dei Fuochi, alterazioni della qualità del seme, alterazioni dello stato redox, quindi riduzione della capacità antiossidante, allungamento dei telomeri che lo vediamo nel liquido negli spermatozoi ma non nei leucociti, quindi, e più tutti altri studi che stiamo facendo. Questo l'abbiamo pubblicato l'anno scorso in confronto con diverse aree del sud Italia, quindi fra cui Taranto. Abbiamo visto in questo studio che in effetti, correlando i livelli di PM10, PM2,5 e benzene, sì, no perché me ne devo andare perché c'è il treno, e qualità del liquido seminale, qual è fra morfologia, numero di spermatozoi e DNA spermatico l'elemento più sensibile all'inquinamento? Il DNA spermatico. Cioè, la cosa peggiore è che è correlato proprio al tasso di inquinamento. Tanto è vero che la zona, quindi più dove, questa è l'ILVA, questi sono i valori all'interno dell'ILVA. Per avere questi dati ci abbiamo messo un anno, non ce li volevano proprio dare, i dati dell'inquinamento all'interno dell'ILVA. Un anno però, dal 2016 siamo con questo lavoro. Alla fine 2018 l'abbiamo pubblicato ed è stato riportato anche in diversi giornali, Repubblica, eccetera. Comunque,
quello che stiamo vedendo è che il liquido seminale, molto più del sangue, rappresenta veramente un mezzo importante per valutare l'impatto ambientale e può essere considerato dai policymakers molto utile per il monitoraggio delle popolazioni che vivono nelle zone a maggiore esposizione e per avviare finalmente degli innovativi, appunto, programmi di sorveglianza e prevenzione delle aree a rischio. Questo è un altro studio che abbiamo fatto sulle protamine, come i metalli alterano il rapporto P1-P2 e quindi abbiamo visto delle differenze statisticamente significative tra chi vive in una zona rispetto a un'altra. Questo pure lo stiamo pubblicando. Questo l'ho già pubblicato e quindi rilevo meglio come in effetti i biomarcatori riproduttivi possono indicare prima e meglio degli stati di pressione ambientale. Dunque il sistema riproduttivo rappresenta un vero e proprio organo sentinella. Dammi il liquido seminale e ti dirò in cambio di questi sono un po' di articoli che fanno riferimento. E poi, no, devo fare tutta l'altra parte della mitocondria, ovviamente non ce la faccio. Voglio solo concludere con questo qua. Nelle Fiandre, questo è un lavoro che non si trova facilmente. Questo non si trova. Se vai sul PubMed lo tolto, andiamo a cercare. Comunque, nelle zone delle Fiandre c'è stato per un periodo di tempo un importante inquinamento della zona da diossine e quindi c'è stato un calo importante dunque della concentrazione di spermatozoi. Questo era visto proprio sui maschi adolescenti. Quindi in pratica gli adolescenti maschi in pratica rappresentavano un po' delle sentinelle della salute ambientale del territorio. Quando si è cominciato ad avere una riconversione, quindi una pulizia del territorio, e quindi si sono abbassati i livelli in particolare di diossine, c'è stata una crescita nuova degli spermatozoi, mai come all'inizio, ma comunque in pratica gli spermatozoi sono come le api. Su questa base abbiamo fatto praticamente uno studio con il Ministero della Salute, l'abbiamo ormai finito, in zone a diversa pressione ambientale, in queste tre aree ambientali, e stiamo andando a vedere il prima e il dopo, che cosa succede. Abbiamo utilizzato anche il sistema S-Drive che ci ha dato Giorgio, e quindi però devo parlare di tutta la parte mitocondriale, non ce la faccio. No, intervento nutrizionale, vabbè, io ve le lascio, però sì, se è il caso. C'è molto, sapevo di non farcela, però ho detto mo ci provo. Vabbè, io vi ringrazio. Grazie Luigi, grazie.